Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Ferrara. Stiamo camminando sulle mura di Ferrara per arrivare alla Porta degli Angeli, ovvero quella che i ferraresi chiamano la Casa del Boia, ed è lì che c'è una cache e andiamo a cercarla, la prima cache della giornata in questo caldissimo pomeriggio d'estate. Prima hash della giornata. Prima hash della giornata trovata. Adesso passiamo alla prossima, che è una movie collection e a 690 metri in qua. Fa un caldo della Madonna, ragazzi, anche perché a 20 alle 4 del 23 d'agosto non poteva essere diversamente. Hash che stiamo andando a cercare si rifà al film del Giardino dei Finzi Contini con De Sica, che ha vinto, se non sbaglio, il premio Oscar nel 1970. Nell'esatto centro di Ferrara c'è anche una virtual dell'amico Ravestorm, che chiede di fotografare alcuni monumenti importanti della città. Sei in tutto, se non sbaglio, vero? Ci stiamo dirigendo verso il primo, almeno facciamo tutte le foto e gliele spediamo. E Rafa corrige, non c'è da fare delle foto, ma da rispondere a delle domande che il buon Ravestorm ci fa in base ai posti che stiamo andando a visitare. Ora andiamo. Ovviamente la virtual riguarda il carissimo Ludovico Ariosto, quindi tutte le domande riguardano lui. A quanto pare Ferrara è ricchissima di cache, perché a parte la virtual con diversi step, qualche cache importante, multi, ci sono anche 4 Adventure Lab, cosa che io non amo più di tanto, ma lo sapete, se sono lungo strada rispondo alle domande al volo. E adesso stiamo andando a farne una che è proprio qui dietro. Il primo step di questa Adventure Lab riguardava due chiese, questa e quella là, e abbiamo risolto il primo step, passiamo alla prossima. Questo step di questa lab ci porta a visitare la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che ha avuto tantissimi ruoli nell'arco degli anni, ma che adesso è diventata sede della biblioteca universitaria di chimica e biologia. Ok. Ok, anche questa fatta. Mentre cerchiamo i vari step della virtual per poter rispondere alle domande, sulla via cerchiamo anche gli altri step delle Adventure Lab e se c'è qualche altra cache. Direzione chiesa di Santa Barbara. E in pratica la chiesa di Santa Barbara, che è questa, ha un ingresso laterale che è diventato un bed and breakfast. Proseguo il nostro giro e andiamo verso la biblioteca Ariostea, che è un altro step della virtual dove risponderemo ad altre domande.
46 minutes later. Ok, appena usciti dalla biblioteca abbiamo visto sia la tomba di Ludovico Ariosto che le altre cose che ci chiedevano Honor. Purtroppo la sala dei mappamondi non era visitabile. Ora glielo scriveremo a Ravestore, capirà. Prossimo step, sempre della virtual, è l'osteria del Chiucchiolino, che deriva dal Chiuc, che sarebbe in dialetto sarebbe l'ubriaco, giudicata l'osteria più antica del mondo. Ok, abbiamo trovato anche la targa, eccola qua. Adesso riportiamo quanto scritto e andiamo avanti. Ok, mancano gli ultimi due step della virtual. Il prossimo è lo step A, che è il volto del cavallo. Dobbiamo cercare una targa di marmo sotto una statua a cavallo. Abbiamo trovato la statua e abbiamo trovato la targa. Abbiamo riportato quello che dovevamo e adesso ci spostiamo verso il posto più importante, che è la casa di Ludovico Ariosto. E mentre ci incamminiamo verso la casa di Ludovico Ariosto, ovviamente passiamo davanti al castello Estense, uno dei simboli di Ferrara. E ovviamente c'è anche Savonarola, nato a Ferrara ma arso a Firenze. Continuiamo il nostro vagare per queste vie di Ferrara che sembrano quasi tutte uguali, ciottolate, per cercare una traditional che si chiama Japanese Cup Cash Connection. Con l'aiuto da casa, come al solito, perché è giusto così, abbiamo risolto anche alcuni misteri che ci portano a vedere dei murales bellissimi, e questo in particolare è il secondo. Questa mystery in particolare appunto è Fe Murales 2. In questo terribile, calorosissimo pomeriggio d'estate siamo finalmente all'ultimo step della virtual, ovvero la casa di Ludovico Ariosto, che è 100 metri più avanti. 100 metri più avanti. Per rispondere alle ultime due domande che ci fa Ravestore nella casa di Ludovico Ariosto, avremmo dovuto entrare. La casa chiude alle 6, la signorina è andata via in questo momento, sono le 6 e 2 minuti, siamo arrivati tardi. Ora parlerò con Ravestore e vedremo cosa si può fare. Ivan, buonasera, siamo arrivati tardi alla casa di Ariosto e la signorina non ci ha fatto entrare. Spero che tu capisca il problema dopo un pomeriggio passato a sudare e a cercare gli step della tua virtual. Fammi sapere, ciao. Ovviamente la risposta dell'amico Ravestore è stata positiva. Ho fatto leva sull'amicizia decennale che c'è fra di noi. Comunque anche quella virtual l'abbiamo loggata. A questo punto ci possiamo salutare, il video è finito. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché siete tantissimi che guardate i video ma non siete iscritti. A voi non costa niente, per me invece è molto importante. E come dicevo, lasciare commenti e like qui sotto. Per tutto il resto ci vediamo alle prossime puntate. Good ride, cowboys!